Bentrovati con Basketiamo, inizia una nuova stagione, abbiamo un po' di novità quest'anno. La prima è quella che abbiamo sezionato la 1 da una parte, la 2 nord e la 2 sud. Quindi avrete tre mini trasmissioni dedicate a questi singoli settori e parleremo di una partita in particolare insieme ai nostri esperti, più qualche altro accenno alla giornata di campionato. Ci sarà poi nel corso della settimana la trasmissione che raggruppa le interviste che dai vari campi di gioco ci avete gentilmente inviato. Per quanto riguarda la 1, siamo alla terza giornata e ovviamente c'è il nostro Santino Coppa che ci dà il ragguaglio su quello che è accaduto. Parliamo di Serie A1, siamo qui arrivati alla terza giornata, ne parliamo ovviamente con Santino Coppa. La partita che per me sta in risalto è ovviamente il big match tra Ragusa e Venezia. Alla fine vince Venezia 7-1-6-8. Sì, proprio così, soltanto alla terza giornata il quartetto che sembra destinato a lottare fino alla fine in punto di scudetto diventa un terzetto perché Ragusa perde in casa contro Venezia, è una partita che è importante, ma siamo soltanto alla terza giornata, Ragusa avrà tempo per recuperare. Sicuramente in questa partita sono le ragazze di Mazzon a gioire. Sembra una partita dominata un po' dalle ex, che sono tante, dalla parte Venezia, soprattutto Santucci, che oltre ad essere, a confermare di essere un'ottima giocatrice, ieri è stata proprio determinante per il risultato a favore della propria squadra. Dalla parte Ragusa sicuramente Diamante avrà tempo per assemblare meglio la squadra, e di tempo in effetti ne ha avuto poco, la squadra ce l'ha a disposizione al completo solo da una decina di giorni e sappiamo che il suo lavoro invece darà i frutti a lunga scadenza. Da segnalare da un lato la straniera Nigue con 20 punti e 7 rimbalzi e dall'altra la ben conosciuta Shepard che ha già dimostrato a Sassari tutto il proprio valore. Bene, quindi abbiamo parlato di questa partita, do i risultati e classifica. Qui siamo arrivati alla terza giornata, Sassari Lucca 7-4-5-7, Bologna San Giovanni Valdarno 96-61, a Crema Schio batte Crema 87-62, poi Ragusa Venezia l'abbiamo già vista, ma è 68-71, Faenza che poi vince 82-66 la gara in casa con la Brixia, e poi abbiamo le altre due partite che sono San Martino di Lupari che batte in casa prima vittoria con Moncalieri 7-2-6-7 e Geas Campobasso che è finita 76-75. Questi risultati, la classifica è facile perché siamo appena a tre giornate, in testa a punteggio pieno ci sono Venezia, Schio e Bologna con 6, Sassari a 4 ma con 2 sole partite giocate, deve recuperare quella di questa settimana, e poi ancora a 4 c'è Ragusa e Geas, e poi a 2 Campobasso, San Martino di Lupari, Faenza e Lucca, e a 0 già il terzetto che più o meno dovrà faticare molto per evitare le due retrocessioni, San Giovanni Valdarno, Brescia e Crema. Allora, l'altra partita è Geas, giusto? Sì, volevo accennare solo un accenno su Geas Molisana che è finita proprio all'ultimo secondo, 76-75, con un canestro, con un'invenzione direi di Gorini che palleggio dentro, arresto e tiro da circa i 3 metri e palla nel paniere proprio all'ultimo secondo e ha regalato così la vittoria al Geas, e in una partita dove la Molisana era riuscita anche a raggiungere un vantaggio
di più 17, ma che la caparbia e la voglia di vincere da parte del CS piano piano ha risucchiato fino poi a finire con l'ultimo canestro di Corini che ho già descritto. L'altra partita che è stata un po' in bilico e che ha fatto un attimino così soffrire San Martino, che in questo momento ha le rotazioni limitate per infortuni vari, alcuni anche di lunga durata. Moncalieri potrebbe avere l'opportunità di approfittarne, ma San Martino alla fine mestiere l'esperienza di alcune giocatrici soprattutto hanno fatto sì che Moncalieri non riuscisse nell'intento di far sua la partita. La partita è stata sempre molto equilibrata, al secondo quarto addirittura Moncalieri vinceva di un punto, ma alla fine San Martino è riuscito a far sua la gara. Bene, grazie Santino. Ricordiamo che la settimana prossima ci sarà lo scontro al vertice tra Schio e Bologna, poi ci sono anche le altre partite, ma poi ne parleremo con calma la settimana prossima. Grazie e appuntamento alla grazie prossima. Grazie a voi, ciao, buona serata. Con questo è tutto per quanto riguarda Baschettiamo, l'opportunità di seguire le partite del nostro campionato di Serie 1 e Serie 2 ve la daremo anche quest'anno, e quindi con queste nuove regole che ci dovrebbero rendere un po' più snelli al passo con i tempi. Grazie, alla prossima.